I've noticed you around. I find you very attractive. I find you very attractive. Um, would you go to bed with me? Nuovo appuntamento con Letto, programma che si occupa di promozione letteraria. Ha letto partecipio passato del verbo leggere, ma ha letto anche perché gli italiani amano leggere a letto. Oggi ci occupiamo di mignottocrazia, che è il termine inventato proprio dall'autore di questo libro, Paolo Guzzanti, senatore, salve. Non più senatore, ma insomma... Vabbè, rimane, pare che rimanga, sì, è una delle spe... poche certezze... È una specie <ride> di, di marchio che ti segue per sempre. Quindi, ritornato a, al primo amore, quello del giornalismo e della e della scrittura che in verità non ha mai smesso mai di, di operarsi. Perché mignottocrazia? È una parola che è uscita per caso all'epoca dello scontro fra mia figlia Sabina e il ministro Carfagna un paio d'anni fa sul mio blog rispondendo a un lettore, a un certo punto mi irritai e scrissi abbasso la mignottocrazia e viva la democrazia. E il giorno dopo, questa, questa frase fu ripresa dai giornali, in particolare dal sito di Repubblica, dall'Espresso, e diventò popolarissima. Quindi, io sono, diciamo, non ho inventato niente, questo è il fatto: ho trovato una parola che calza come un guanto alle situazio alla situazione italiana. La merce di scambio, come diceva Cossiga, era all'epoca una collana dei. dei... Delle, dei beni volontuali, diciamo, le, le cose diciamo, di lusso sì, che potevano. Sì. Ma perché probabilmente la donna all'epoca, non tanto emancipata, ambiva solo ad apparire un po' civettuola. Yeah. mentre invece la merce di scambio di oggi, una donna che si vuole affermare nel mondo del lavoro, è proprio il posto di lavoro. Sì, diciamo che però questo è stato l'elemento che ha introdotto Berlusconi. Cioè tu sei molto bellina, tu puoi fare la velina, puoi entrare il Grande Fratello, l'Isola dei Famosi, fare ministro, essere mh, presidente del Consiglio, oppure. C'è cioè, eh, l'assessora comunale, l'assessora regionale. Difatti oggi si è creato una platea di ragazze, specialmente meridionali, purtroppo. qualcuno fa la maîtresse pure. Sì, no, ci sono. <ride> poi fra l'altro le oneste puttane, no? quelle, quelle che fanno il mestiere fino a me. Adesso si deve dire escort perché sennò si. Ma insomma, diciamo, la, la donna che, o anche l'uomo che affitta il proprio corpo, quello è un mestiere che c'è sempre stato, sempre, e ha una sua nobiltà. Qui invece siamo in una situazione diciamo, in cui la merce di scambio è molto ambigua, perché poi è tutto questo popolo di. Di, di, di ragazze con dietro delle madri che mandano i book con tutte le fotografie, che poi si spera che li veda, non so, Emilio Fede e li porti al Presidente del Consiglio il quale si. Gli vengono dei pensieri, si fa dare il cellulare. Chiama, ieri sera, non so se si ricorda quando c'è stata quella intervista lì alla, alla ragazza di Reggio Emilia, sì. come si chiamava la, la Macri. E, 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 capisci, una di queste ragazze si suona il cellulare? Chi è? È il presidente del Consiglio in persona, il quale, peraltro, ha smentito il suo avvocato, ha minacciato quella. però queste sono storie raccontate. Allora, il fatto è che una volta queste ragazze, queste donne diciamo, si contentavano della pelliccia al del filo di perle dell'appartamento, oggi si, sono ampliate le, si è ampliato l'orizzonte e quindi dice perché io non posso fare il ministro, perché non posso fare la parlamentare, perché non mi dai un attico, no, attico magari pure l'attico, però insomma mi, mi dai l'assessorato, beh del resto abbiamo... La, mh, come consigliera regionale lombarda, l'igienista Minetti. Eh, Minetti, che, che insomma, è il filo dentale del presidente del consiglio, e così via. E questo a quanto pare viene accettato dagli italiani senza. c'è stato anche il medico di Berlusconi, l'avvocato di Berlusconi, Berlusconi. Giardini, forse il diciamo che... giardiniere di Berlusconi. <ride> se ci avessi i cavalli in maniscalco di Berlusconi, e sì. sì, tutto questo. C'è stato un periodo, però, nella sua vita in cui. Che, diciamo, non, nella di, mia vita sì. in cui ero berlusconiano eh, eh, un, po un complice del, del sistema ma non di questo sistema <ride> vede, io, no, eh, io questo l'ho raccontato ho scritto due libroni che si chiamano Cuzzanti versus Berlusconi, Cuzzanti vs De Benedetti e anche un libro sulla questione Mitrochin su, su, su Sasha Litvinenko alle corte io mi sono trovato a fare il parlamentare per proseguire in Parlamento una grande inchiesta giornalistica sulle spie russe che era quella che ha detta origine poi alla commissione Mitrochin questa cosa l'ho fatta tra il 2001 e il 2006 e poi nel 2008 me ne sono andato. Io non, ormai, non ero lì quando Berlusconi ha cominciato e poi facevo parte e lo rivendico con assoluta eh, non solo franchezza, ma sono contento di averlo fatto insieme a tanti altri intellettuali, giornalisti di, di sinistra poi. Penso a Lucio Colletti, penso agli Annuzzi, a Dornato, me stesso. Noi abbiamo tentato, senza riuscirci, fallendo miseramente, Berlusconi aveva già vinto, vinceva con le sue da solo, e noi abbiamo tentato di indirizzarlo verso quella rivoluzione liberale che lui annunciava e che non ha mai fatto, anzi ha fatto il contrario. Ci abbiamo provato, è andata male, ce ne siamo andati, almeno tut, quasi tutti, e quindi io non è che dico sono pentito, non sono pentito per niente, se risuccedesse lo rifarei, ma lo rifarei non per me stesso, anzi... Io ne ho ricavato soltanto rogne, insulti, eh, la gente cambiava marciapiede quando mi vedeva, insomma, quindi ho passato degli anni molto, molto duri nel tentativo di fare una cosa che mi sembrava come dire, un servizio pubblico. Comunque l'ho fatta e me ne sono andata anche perché io avevo visto questo atteggiamento di Berlusconi nei confronti delle donne prima di tutti questi scandali. Perché il suo atteggiamento era già quello, io lo vedevo con le deputate, con le senatrici, con, nei comizi, c'era questa, questa vena, che cioè esiste una parola napoletana che in italiano non c'è, che è rattuso, l'uomo rattuso è quello che sta sempre lì, che, che con la ma, che si Beh. sa quello che vuole. Che, e, che usa soldi e potere soldi per soldi e potere pur per per fottere, perché poi c'è sempre la questione se è meglio comandare o fottere. Berlusconi è riuscito a dimostrare che si può sia comandare che, che fottere. Questo manda invisibilio gli italiani. Gli, gli italiani che vorrebbero essere sicuramente Come al, lui, al certo. suo posto e, ha avviato anche la polemica la moglie Veronica Lario eh con certo. una lettera a Repubblica in cui parla di queste vergini a cospetto del. Beh, già prima, quando Berlusconi candidamente disse. Ai Telegatti, che lui personalmente avrebbe volentieri sposato Mara Carfagna, che poi lo ha poi pugnalato alla schiena. E allora Veronica Lario si infuriò una prima volta, scrisse a Repubblica e Berlusconi dovette andare a Marrakesh a suonare il mandolino per farsi perdonare, travestito da, da beduino. A farsi perdonare. Tra... E poi c'è stata, eh, prima delle Europee, ricordiamo appunto, la famosa lettera di Veronica Lario, in cui parlava delle vergini portate al drago. All'imperatore, no? effettivamente, da tutte queste ragazze, poi noi abbiamo imparato che ci sono questi pullman, questi pulmini che scaricano queste ragazze e ragazzette per delle feste in cui non ci sono uomini, c'è cioè soltanto Berlusconi come uomo. Qualche volta abbiamo appreso, forse Emilio Fede. Qualcun altro, ma sono delle, dei parti. Ma giusto cui... come autista, probabilmente. No, sì, forse sì. <ride> ma insomma, difatti, poi c'è. Sono gli eunuchi. No? Si riproduce l'arem non l'arem, il, il, il serraglio turco no? dove c'è il sultano e le sue donne. E poi ci sono gli eunuchi. gli eunuchi uno suona era il cembalo, un altro porta da mangiare, un altro pulisce, uno accudisce appunto queste ragazze e sono fi figure senza sesso. Col sesso c'è soltanto Berlusconi, il quale ne seleziona una e poi c'è il lettone di Putin che accoglie tante cose abbiamo detto in questo, in questo letto però tante altre si troveranno leggendo questo sì. libro quindi mi raccomando, mignotocrazia velocemente perché siamo di lunga di un regalo di Natale diciamo. Sì, diciamo, <ride> diciamo che cosa consiglia lei ai nostri telespettatori invece come libro da leggere in queste tessere mi sono trovato a regalare alle persone a cui voglio bene eh, la versione di Barney la versione di Barney è un libro ormai vecchiotto perché è uscito da diversi anni ma che è un libro stupendo, un grande romanzo, un grande racconto sull'America e l'Europa, è, è un giallo poi tra l'altro. Scritto da questo grande uomo che era Mordecai Rixler, che poi è morto, ed è un bellissimo romanzo. Mentre invece, come eh, film, lei non ha scelto un, un, film, un film, da film da cinema, cinema ma un cinema, film, ma film da una, televisione. Una serie di statunitense. La di serie diciamo, oggi che ha, vinto, che ha vinto 13 Emmys, che sono come gli Oscar. Oscar e che è un, una serie stupenda, data anche in Italia, anche se io raccomando a tutti quelli che sanno un po' di inglese, possibilmente di vedere l'inglese in perché cambia tutto, è Mad Men. Mad Men è un film bellissimo che ricostruisce un mondo degli anni 60 in una chiave anche molto dura, molto bello, tra l'altro con questi due attori maschio e femmina che sono molto belli, ma, e, ed è una parafrasi di quello che poi è successo dopo e Comunque, è un bel film da godere. Quindi, vedete, per finire eh, la musica di Paolo da, Guzzanti e quella francese. La musica, cioè. io sono rimasto, io sono un vecchio signore, rimasto a dei vecchi amori, quindi io sono rimasto ai grandi chansonieri, grandi poeti francesi come Georges Brassin, come Jacques Brel, Barbarat, eh, Aznavour Yves Montand. Eh, quindi sono, sono, sono vecchio, sono vecchio posso, vabbè, i Beatles naturalmente, ma insomma sono re, rimasto a, questi, a queste vecchie glorie. E sarebbe bello se anche chi è giovane, oltre ad amare la musica dei nostri giorni, si dedicasse anche a queste vecchie glorie che restano sempre molto, molto valide. Bene, allora noi ringraziamo Paolo Guzzanti, lo ringraziamo eh, oltre che per appunto fornirci i, i suoi libri anche per aver regalato a noi italiani tre dei più grandi, come dire personaggi della televisione italiana Spero. che è Sabina, ah, Caterina sì, 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 <ride> e Corrado cioè poi ne altri tre in riserva che sono i figli piccoli cioè che non che conosciamo siamo, però ancora, ancora se buongiorno lettere, si vede ma dal mattino <ride> lunga vita a, appunto alla ditta, a, alla ditta <ride> Guzzanti grazie I've noticed you around I find you very attractive Would you go to bed with me?